Tra Lugano e River, certamente partita di grandi contenuti spettacolari e agonistici. La formazione argentina di sicuro non fa difetto alla sua fama, è imposta una gara molto molto spettacolare. Il Lugano però va in vantaggio per primo, dopo il palo arriva Garantola da pochi passi a portare in vantaggio la squadra svizzera, che già nel pomeriggio aveva battuto a sorpresa la Juventus e si candida a rivelazione e sorpresa della prima fase della Venice Champions Trophy. Un gol rocambolesco e alla fine il gol di Garantola. Il Lugano però ogni tanto commette qualche leggerezza in difesa e qui arriva la sassata al volo da parte di Della Cuesta. 1-1 per il pareggio del River, che al volo ritrova l'1-1 che vale appunto il gol del pareggio. Il Lugano però ha ancora occasioni, qui il grande protagonista è Bakvetila, che tutto solo di sinistro manda fuori una grande palla gol per la formazione svizzera, che poi torna in vantaggio. La punizione di Amirzade e la dormita del portiere argentino, che lascia passare il pallone che finisce lentamente nella propria porta. Sembra di nuovo tutto in discesa per il River, ma arriva ancora il pareggio del River, ancora con Della Cuesta che di sinistro fa 2-2. Altra disattenzione della difesa svizzera e allora arriva anche il quinto gol della partita dopo il 2-2, dopo una lunga serie di giocatori a terra infortunati oppure soste per medicarli. Arriva il gol della vittoria degli argentini, lo segna Dadin dopo l'azione da destra della formazione argentina, e il River ribalta questa partita ed è ancora in corsa anche per i quarti di finale. 3-2 per il River Plate.